che tu sia pure sfortunato come me, mi può dire. Oh, ma lei i bambini già le chiede sulla strada, quanti ne hanno? Uno ce n'ha 18 e uno ce n'ha 16. Allora due ragazzi, non due bambini. Non sono sfortunate, no, stia tranquilla, non si crei lei questi problemi, non c'è sfortuna per lei. Ci sono dei momenti che tutti nella vita abbiamo, non per quella siamo sfortunate. Va bene? Grazie signora. Prego, arrivederla. Pronto? Io dico subito pronto perché... Quello pure io signora, perché fa errore di ortografia, di grammatica, un sacco... Cioè suo figlio ha studiato poco signora. Lo so, comunque... Italiano completamente zero, eh? L'italiano è completamente zero. Pure basta, diciamo. Signora, difficilmente supererà suo figlio, eh? Femmina e non maschio. Quello che sia, suo figlio o sua figlia, va bene? Va bene, signora. Auguri, arrivederla. Qui bisogna dare spazio ad altri. Pronto? Vediamo se ce la facciamo ancora. Pronto? Pronto? Sì, buonasera. Buonasera. Mi dica? Vorrei sapere qualcosa sull'amore. No, non è una domanda così. C'è qualcosa sull'amore, cos'è che vuole sapere? Qualcosa. Cioè, non è che stiamo facendo un consulto. Io dico sempre, una domanda flash e una risposta flash. Lei è sposato? No. No, quanti anni ha? 30. 30 anni. Quindi non è riuscito a trovare una compagna? Sì. E quindi allora la domanda è questa. Vuole sapere se riesco a trovare la compagna della mia vita. Ecco. C'è molta difficoltà. Per lei, perché c'è come se ci fosse una fase negativa su di lei dall'età di 18-19 anni che si trascina dietro ed è un fatto familiare purtroppo. Quindi non troverà ancora la sua compagna. Mi sembra un po' difficile. Va bene, mi dispiace dare una domanda negativa. Va bene, augurone. Arrivederla. Abbiamo meno di 3 minuti, vediamo se riusciamo a inserire ancora una telefonata. Pronto? Pronto? Sei già in linea però. Ecco. Pronto? Aspettiamo. Pronto? Sì, buonasera signora. Buonasera. Vorrei sapere qualcosa sopra di me. No signora, non faccio né la cartomante, né la chiromante, né l'indovina. Cioè quindi lei, io da paranormale rispondo in alcune domande, sempre parlando di domande che siano flash. Quindi signora, o mi pone la domanda diretta altrimenti devo chiudere la telefonata. Pronto? Pronto? Sì, che domanda, signora? Qual è la domanda sua? E cosa vuole sapere, signora? Come? Non mi vanno le cose bene. Allora, ci vanno le cose storte, vorrebbe sapere perché le ci vanno le cose storte. E signore, i motivi possono essere tanti nella vita perché vanno le cose storte. Non dobbiamo dire perché esiste qualche fatto magico o esiste qualcosa del genere. Perché nella vita bisogna, nel suo caso, nella sua domanda che lei pone, lì ci vuole un consulto, sì, verificare dove vengono i fatti che lei sta ponendo in questo momento che sono negative per lei stessa. Va bene? Questa è una domanda... privata più che televisiva, va bene signora, arrivederla. Ecco, questa era l'ultima delle telefonate in scaletta per stasera, ma solo per motivi di tempo. E ormai ci avviamo a concludere questo nostro appuntamento. Ricordiamo a quanti non hanno parlato con Lady Barbara che per qualche minuto dopo la sigla la docente parapsicologa si trattiene in questi studi, ma che ci sono i numeri privati per ricontattarla anche domani. Ecco, lei, cari amici e cari amiche, Lady Barbara vi saluta. Con un caloroso abbraccio per tutti i sofferenti, un bacione agli angioletti, rivedendoci alla prossima puntata. Sì, noi saremo qui come sempre in diretta fra 7 giorni alla stessa ora, sulla stessa emittente. Grazie per averci seguito e a presto.